Ciao. Ciao, ciao, belle! Welcome to Drag Race Italia Reference Check. My name is Maurizio, and in this series of videos I try my best at explaining all the references from each episode of Drag Race Italia. Today we're talking about episode 9, the makeover challenge. The queens paired up with some Italian influencers to turn them into drag queens. These influencers were Papà per Scelta, Carlo Tumino and Christian De Florio. Lorenzo Balducci. Qualcuno? Sono qui. Ma tu chi sei? La parte migliore della tua coscienza. Come? L'essenza dell'allegrezza. Puoi ripetere? Il fondamento della festosità. Mi sono perso. L'origine del gaudio. Non capisco. Testate zitto! C'è poco da capire. Edoardo Zaggia. Benvenuti rubrichette! L'unico show che si sente pronto per la più rischiosa delle scelte. Benvenuti a questo nuovo video. Oggi il make-up tutorial per diventare Lina Galore. And Francesco Cicconetti, a.k.a. Mads. Hai ragione. Potresti provare... Idiota! La parola passepartout che vale per qualsiasi problema tu possa avere con me. Before getting to the references, please remember to subscribe to my channel if you enjoy my content. Alright, let's get started. Oh, sei stata brava, Lina, brava! Brava, Lina, brava! Grazie, brava. Silvana, grazie, sei veramente Silvana. Brava, Lina. Grazie, complimenti. Silvana, grazie, brava, grazie, Silvana, brava. Grazie. Brava, brava, brava! Brava, brava, brava! Ah, brava. La poesia. D'altronde, ogni mattina una drag queen si sveglia e sa che dovrà performare meglio della sua collega. This is a reference to a famous quote whose author is kind of unclear. Some say it's Christopher McDougall. Others say it's Abe Gubekna, and some other sources say this is a proverb from the African continent. What's relevant to know is that this quote was used in a movie by the Italian comedy trio Aldo, Giovanni e Giacomo, titled Così è la vita, that's life. In a specific scene of the movie, Aldo asks Giovanni and Giacomo for help to entertain his new love interest Clara, played by Marina Massironi, during a romantic dinner. Giacomo tells him the story of the gazelle and the lion. Unable to remember the anecdote off the top of his head, Aldo ends up telling a whole other story, talking about rattlesnakes and peacocks instead of gazelles and lions. In the end, all's well that ends well, as Clara kisses Aldo passionately, knocking over plates and cutlery from their table. Stare qua sotto, dietro a Silvana, si sta proprio una crema. In the Lazio region, sto una crema, literally I am a cream, is a colloquial expression that means that you are doing great, you're doing excellent. Sto passione. Ecco, ecco, a bocca di gallina. Non tocca niente. Bocca di gallina, mi raccomando, che fa sempre tendenza. Sembra un po' la Schiffer, un po' la Germanotta. Questo era un trucco da gran... Similarly to what she did during her talent show, Lina makes us predict the word she's going to use to rhyme with her previous sentence, and then she switches things up. Here we would expect her to say mignotta, which means slut, to rhyme with germanotta, but instead she says... Soiree. Mamma, qua sotto si sfogo morbilla, e che calor. Here, Sipario mentions measles and the fever that you get when contracting this disease. A popular Italian belief was that to get over measles, one had to stay warm and sweat off the fever. Senti, come nome preferisci? Tamara della Salaria, Linuccia della Camilluccia. Avete già trovato il suo nome drag? Certo, la gatta parda, perché il mio topic interpreterà un gatto sulla runway. Presentati, Lorenzo. Sono analcolica. Analcolica, perché Lorenzo è astemio e io no, quindi diventa lasciva e analcolica. Sono un genio. Vedeva. Vedi come metto. Oh, ragazzi, mi sta benissimo! No, vabbè, io ci esco, scusate. Lina Galore. Saremo Lina Galore e Cinzia Furor, anche per dare un salutino anche a Paola Iezzi. In questa notte di sole. Ci hanno
fatto vedere dalla carne di Lady Gaga a qualsiasi tipo di accessorio stravagante. Quindi che cosa ho fatto? Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno... Dai, come stai? Con affetto e con amore, erba di gigiolone. Con affetto e simpatia, buongiorno pescheria! Per questa runway ho immaginato come una stilista dal genio visionario Iris Van Herper crei un défilé con abiti di alta moda fatti e creati con materiali di riciclo in rispetto dell'ambiente. Qualcosa anche di Michelangelesco. Che bello! Sipario e la gatta parda. Dio! Mirando aprile. Chiude. Con la ciupette. Sì, è la ciupette. Che adesso è miliardaria. Quella stronza. Che karma, eh? Che sì. Karma. Mariano Lindo. Mariano Lindo. Per questo io dico che chissà se basterà. Occhi per intendere, intenda. Si dice occhi per intendere? No, 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 si dice orecchie. No, chi intenda e chi in camper. No, chi ha occhi per vedere, veda. Veda. Thank you for watching this reference check. I hope you enjoyed it and you learned something new. Please remember to subscribe and share this video with your friends. As always, if I missed any reference, please leave a comment in the comment section below so everybody can benefit from your contribution. Remember to listen to Hello Queens, the Italian Ru podcast, where my friends Nikki and Eo review the episodes and interview queens from Drag Race Italia. Also remember to support other creators who are passionate about Drag Race Italia. I'll leave some of my favorites in the description of this video. Thank you again for watching this reference check, and I'll be back next week with more references. Ciao!